che qualcosa potrà fare e poi il portiere del Catania non ci convince. Nel senso che lo Monaco è un direttore da mille e una notte. Mille e una notte, ne è rimasta una. Tra l'altro ci prova anche per Bianchi. Domani dobbiamo riepilogare un concetto che sarà il Catania deve prendere un attaccante, vuole cercare di agganciare un attaccante. Per cui per Bianchi in fila da stamattina, Chievo, poi Cesena, poi il Siena e quindi anche il Catania. Domani sarà anche il giorno di Rolando Bianchi, perché se il Torino è entrato nell'ordine di idee di mettere sul mercato Bianchi, significa che... Lo Monaco ha due sogni nel cassetto per l'attacco, da sempre. Uno è Rolando Bianchi. Chi è Lo Monaco? Non è la storia di Palombo. Non possiamo rispondiamo tra tre secondi durante la fascia pubblicitaria. Comunque, Pietro Lo Monaco ha due obiettivi per il mercato degli attaccanti da sempre. Uno è Rolando Bianchi e l'altro è Nicola Pozzi. Quando ha saputo che Rolando Bianchi potrebbe essere sul mercato, Pietro Monaco subito ha sentito l'odore. Attenzione però, oggi Riccardo Bianchi, nostro amico, fratello di Rolando Bianchi, ha parlato con Gianluca Petrachi, perché fino a ieri sera Bianchi sembrava intoccabile. Da questa mattina qualcosa è cambiato nel Torino. Rolando Bianchi potrebbe entrare in un progetto, tra virgolette, Cesena, ma in prestito. E allora vi aggiorneremo anche per quanto riguarda tutti i tifosi del Torino. Vi aspettiamo tra poco tutte le verità sul mercato della Juve Stabile.